Stefano Quaranta, buongiorno, deputato di Sinistra Italiana. Alcuni giorni fa Marco Doria ha incontrato qui a Genova Giuliano Pisapia. Oggi Marco Doria è qui al laboratorio di Rete a Sinistra. Ti chiediamo che cosa sta succedendo, si sta creando un nuovo polo della sinistra per Genova? Certamente Genova oggi è al centro del dibattito politico anche nazionale, perché è la città più importante che andrà al voto nelle prossime amministrative di primavera. In realtà i due appuntamenti sono stati due appuntamenti con un taglio abbastanza diverso. L'appuntamento moderato condotto da Gad Lerner con Giuliano Pisapia e Marco Doria aveva più il sapore di una riflessione su questi anni. Pisapia ha portato a termine la sua esperienza di sindaco di Milano. Marco Doria la sta portando a termine perché è all'ultimo anno come amministratore della città, e credo che quindi quella fosse una riflessione, considerando quanto è cambiata la politica in questi anni, le diverse alleanze che portarono Pisapia e Marco Doria a diventare sindaci, alleanze che oggi non ci sono più. E poi c'era una valutazione e un bilancio sul ruolo, la funzione di un sindaco, soprattutto in una grande città. A volte anche la solitudine o forse in certi casi l'incapacità di costruire intorno ad un sindaco un movimento più ampio che, selezionando le priorità, riuscisse poi in effetti a portare dei risultati, a portare avanti un'idea di città. L'appuntamento invece di oggi, organizzato da Rete a Sinistra, ha un sapore differente. Io penso che l'appuntamento di oggi sia particolarmente importante perché tiene insieme appunto una visione, cioè la missione che questa città può avere non solo per i cittadini genovesi ma anche per l'Italia, e al contempo anche alcune proposte concrete che riguardano i trasporti, i servizi sociali, che riguardano il rilancio anche economico dello sviluppo di questa città, che vengono messe a disposizione del dibattito di tutta la città. Oggi qui in maniera molto positiva sono presenti l'ARCI, la Camera del Lavoro, partiti politici come il Partito Democratico. Abbiamo messo intorno ad un tavolo molti interlocutori per ragionare di merito e di prospettiva. Il tema delle alleanze, di chi farà il sindaco, deve venire alla fine, perché noi pensiamo che le persone siano al servizio delle idee e non viceversa. Il 4 febbraio, sabato prossimo, ci sarà il primo incontro genovese di Sinistra Italiana. Che cosa accadrà? Ma negli ultimi mesi abbiamo avuto una lunga fase costituente con l'obiettivo di creare una nuova forza politica di sinistra nel nostro paese. Io credo che chi si è schierato per la difesa, per i valori della Costituzione, e anche, diciamo, per far sì che la seconda parte della Costituzione, molto costruita sulla partecipazione diretta dei cittadini, fosse difesa rispetto invece a una visione più legata alle leadership, al concentramento dei poteri su una persona sola, oggi abbia il dovere però di fare un passo in più. Allora noi crediamo che tutte le persone di buona volontà che non si riconoscono nei valori di questa società e che la vogliono cambiare profondamente e che credono nell'importanza di un impegno collettivo abbiano un'occasione per rimettersi in gioco e, forse provando a portare il proprio contributo di passione politica, di competenza e magari anche, diciamo, di professionalità, possano insieme ad altri costruire, anche qui partendo dai contenuti, le priorità sono quelle che individuavo prima, a provare a mettere a disposizione un ragionamento che possa coinvolgere tanti. Naturalmente al centro per noi c'è anche la rappresentanza del mondo del lavoro, che è sempre stata la culla da cui è nata la sinistra, con tutti i cambiamenti che in questi anni il mondo del lavoro ha avuto, quindi il rapporto con le tematiche ambientali, con l'innovazione tecnologica. Insomma, la sinistra non può essere conservazione del passato che ormai non c'è più. Lorenzo Azzolini, buongiorno, del direttivo di Rete a Sinistra. Quali sono i temi di oggi, di questo laboratorio di Rete a Sinistra? Oggi noi presentiamo e lanciamo quello che è il nostro manifesto per la città, un percorso che arriva oggi a un punto di svolta. È stato un percorso di studio e di approfondimento e una campagna d'ascolto, e da questo nascono 5 proposte che vogliono aggredire il tema della lotta alla povertà, di come rigeneriamo questa città, perché oggi Genova è una città molto spesso soffocata dal cemento e noi vogliamo dargli nuovo spazio,
tiene insieme l'idea che questa città deve essere di nuovo connessa. Non possiamo più accettare che ci siano periferie che si disgregano, una città che va a pezzi. E noi abbiamo messo insieme tutti questi temi all'interno di queste 5 proposte, che quindi rappresentano il nostro modo per far fronte a questa crisi. E teniamo insieme il reddito minimo, che vuol dire lottare contro la povertà e contro il bisogno, vuol dire incentivare i giovani a rimanere nella nostra città, vuol dire una grande campagna sul tema degli spazi e quindi di rigenerare gli spazi urbani, rimettere a nuovo la città, vuol dire fare una proposta sulla mobilità, perché le periferie e i pezzi della città devono essere più interconnessi tra loro, e vuol dire anche superare l'idea di questa attuale gestione dell'MT. Noi ad esempio pensiamo che si possa puntare su una cooperativa di utenza, quindi che siano i cittadini genovesi a essere proprietari della loro azienda della mobilità. Immaginare che le aziende di trasporto pubblico da 2.500-3.000 dipendenti possono essere gestite con una cooperativa d'utenza che partecipa a una gara pubblica facendo gli investimenti per acquisto di autobus e prendendosi anche dentro Genova parcheggi che non è permesso dalla legge, è una cosa che sostanzialmente non sta in piedi. Gianni Pastorino, buongiorno. Buongiorno. Consigliere regionale di Rete a Sinistra. Oggi in questo laboratorio si sta delineando il perimetro programmatico e il perimetro politico di Rete a Sinistra? Beh sì, noi stiamo facendo un'operazione, a mio giudizio, che non sta facendo nessun altro. Abbiamo deciso di non partecipare a tutto questo ragionamento sui nomi, ma prima di fare un ragionamento sui programmi, su quello che pensiamo della città. Quindi siamo i primi a scendere da questo punto di vista su questo terreno, credo che sia l'unico il terreno politico, perché se no si rimane in una contesa nominalistica che a noi non interessa, e credo che questa sia un'operazione che, per dirla in un modo diverso, non è da ceto politico, ma invece da un movimento che si pone il problema di governare, progettare processi nuovi in questa città. Partecipa a questo incontro anche Ivano Bosco. Qual è la vostra posizione in merito al problema del lavoro che attanaglia la città di Genova? Beh, sicuramente con la mia passata esperienza sindacale sono molto vicino alle parole che ha detto Ivano rispetto sia al lavoro che non c'è e come difendere il lavoro che c'è. Io credo che nell'analisi che è stata fatta questa mattina ci siano due riflessioni. Da una parte, questa è una città che crea poco lavoro, è una delle ultime in Italia per start-up, quindi per processi iniziativi di nuovo lavoro, c'è pochissima innovazione, e ci sono moltissimi, come dire, elementi di blocco burocratico, anche quando, come dire, ci cerca di creare nuove condizioni. La stessa vicenda di Erzelli, come dire, in qualche maniera emblematica del mancato sviluppo di questa città. Si discute molto anche sul tema dei migranti e dell'accoglienza. Che cosa ne pensa Rete a Sinistra? Intanto questa domanda mi fa molto piacere che sia stata fatta. Io martedì avrò in consiglio regionale una nostra proposta di mozione sull'accoglienza diffusa. Io credo che sia stato sbagliato anche il modello di accoglienza che è stato proposto sia dagli organismi centrali e in parte accettato dalle prefetture e dai comuni. Concentrare molte persone in unici posti probabilmente è un modello che certe volte, come dire, non dà i risultati sperati, soprattutto quando non c'è un'intermediazione politica, una capacità di condivisione con quei territori. Quello che è successo negli ultimi mesi a Genova mi ha molto preoccupato, decisioni della prefettura, probabilmente subite anche dal comune di Genova, senza neanche interpellare i municipi, è chiaro che costituiscono un elemento di disagio che non aiuta neanche i richiedenti asilo a inserirsi in un contesto. Naturalmente questo è il problema per quanto riguarda i richiedenti asilo, le persone che scappano da guerre, desertificazioni, come dire, povertà, che io credo debbano essere accolte in questo paese come siamo stati accolti noi, come dire, molti anni fa quando andammo via dall'Italia. È chiaro che c'è invece un altro problema che è distinto, è che spesso processi migratori di questo tipo diventano poi, come dire, manipolati e in mano della criminalità organizzata, che naturalmente costituisce un problema a questa città, perché è stato detto questa mattina Genova non è una delle città, come dire, in cui gli elementi di imbarbarimento sono più alti, ma Genova è comunque una città in cui in alcune parti, pensa alla Valpolcevera, pensa a San Pier d'Arena, pensa a alcuni pezzi della Val Bisagno, in cui gli elementi di preoccupazione anche per questo tipo di problema sono alti. Ecco, io credo che in questo caso una forza di sinistra che ha, come dire, l'elemento di essere accogliente, inclusiva, come dire, in cui respinge ogni forma di razzismo,
non possa però esimersi da capire che ci sono anche dei processi malavitosi che vanno invece in qualche maniera affrontati, in cui ci sono necessità di espulsioni assolutamente inevitabili, ma che, come dire, che devono essere mirate a cogliere l'elemento di organizzazione criminale, non invece le persone che vengono qui per altri motivi e devono essere invece accolte positivamente. Grazie.